Sono a Piazza Savonarola, un prete dominicano que ha lasciato un ricordo en la historia de esta città. La sua predicazione è stato appunto riguardo a qualche cosa en la cultura fiorentina da tanti anni fa, ma ha finito male, nel senso che ha perso la vita bruciato, buttato sul fiume Arno in questa città. Ora, Firenze ha bisogno di una predicazione un po' diversa. La predicazione che penso che dobbiamo fare noi è una predicazione di offrire alle persone dicendo il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino a voi. E che cosa è il regno del cielo? È gioia, è pace, è giustizia. Dopo questa situazione geopolitica in questo mondo, in Italia abbiamo bisogno di buttare l'odio, la ingiustizia, la guerra. Abbiamo bisogno di trovare il regno di Dio che è lavoro, benessere, giustizia. Abbiamo bisogno di trovare porte per riniziare a trovare la nostra vita e anche a farla meglio. Abbiamo bisogno di trovare la maniera di fare denaro, essere testa e non coda. Abbiamo bisogno di benedire la città e non maledire la città. Abbiamo bisogno di venire al regno di Dio, perché nel regno di Dio noi troviamo quello che ci manca. Ci manca sicurezza, ci manca pietà, ci manca perdono, ci manca clemenza. Il regno di Dio è bonario, vuol dire di buon cuore, consapevole di quello che noi abbiamo fatto. Ma se noi veniamo al regno di Dio, che è un Dio di giustizia, noi scopriremo la benedizione di Dio per riniziare una vita diversa e fare la nostra vita non solo in questo mondo terrenale, ma anche eternale. Perché la vita non è solo quello materiale, ma c'è un mondo celestiale, spirituale, che appartiene a Dio. E questo messaggio noi abbiamo bisogno di raccontare a Firenze. Venite a trovare il regno di Dio, venite a scoprirlo, venite a conoscerlo, venite a pregare, venite a studiare, venite a mettere in pratica che cosa Dio ci aspetta di noi. Ogni giorno la sua voce è nel nostro essere interno e se noi ascoltiamo la voce di Dio, io sto sicuro che Firenze, Italia, sarà un paese più grande di quello che già è. Ma ci ricordiamo che adesso tutti abbiamo bisogno di trovare gioia, pace, sicurezza, abbondanza, tranquillità. E Dio è Lui che ce lo può offrire a nostra vita. Grazie per ascoltare. Alla prossima.